A Sesto Campano è presente uno stabilimento a ciclo completo della Colacem, la principale società del gruppo Financo, la holding delle famiglie Colaiacovo. Presso questo stabilimento i dirigenti hanno presentato questa mattina e come da consolidata abitudine il rapporto di sostenibilità giunto alla quindicesima edizione e relativa ai dati del 2021. Nell'ambito dell'iniziativa si sono toccati, oltre alla sostenibilità, argomenti come la tecnologia, l'attenzione alle persone e alla qualità dei prodotti, ma anche gli obiettivi, gli investimenti, i risultati e le sfide della transizione ecologica. Non ultimo, una considerazione. No, no, sono sbagliato. Nell'ambito dell'iniziativa si sono toccati, oltre alla sostenibilità, argomenti come la tecnologia, l'attenzione alle persone e alla qualità dei prodotti, ma anche gli obiettivi, gli investimenti, i risultati e le sfide della transizione ecologica. Non ultima, una considerazione sull'attenzione all'ambiente e al rapporto con la qualità dell'aria nel territorio. Ma questo è il quindicesimo anno che la nostra società presenta il report di sostenibilità. Per noi è molto importante avere un rapporto trasparente e corretto con le comunità in cui viviamo, con gli stakeholder che poi sono in qualche modo le persone che direttamente e indirettamente intervengono nel nostro business. Sesto è una fabbrica di punta del nostro gruppo, è uno stabilimento impegnato nonostante la situazione del mercato non sia la più florida, è uno stabilimento che funziona e funziona bene. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato un'installazione nuova, un filtro ibrido, è un investimento di 2 milioni e mezzo e è il top in questo momento per quanto riguarda le emissioni, sostituendo un impianto che era assolutamente in linea con le migliori tecnologie, ciò nonostante. Per noi sostenibilità significa non soltanto guardare al presente, ma soprattutto avere la capacità di guardare al futuro. Sempre parlando del futuro, a Sesto Campano abbiamo in animo di utilizzare i cascami di calore, per esempio, per produrre energia green. Sono diversi anni che si parla di inquinamento dell'area di Venafro. Per parecchio tempo, questo stabilimento è rimasto fermo in alcuni periodi dell'anno perché il mercato richiedeva una marcia non continua. Proprio in quei periodi, nella piana di Venafro, dove sono presenti delle centraline che in qualche maniera danno i dati certi della qualità dell'aria, proprio in quei periodi in cui noi eravamo completamente fermi, si sono riscontrati i picchi massimi di polveri sottili, che poi sono legate al tema che lei per l'appunto evocava. Ecco, io direi che questa è la realtà. La realtà è che l'inquinamento viene da una serie di attività che fa l'uomo, il riscaldamento domestico e la viabilità sono tra quelle più impattanti. Noi cerchiamo di fare industria utilizzando, come dicevo prima, le migliori tecnologie a disposizione e anche, mi lasci dire, delle maestranze in grado di tirare fuori il meglio di queste tecnologie.